Ciao, sono Patrizia Pietropaolo, sono psicologa e psicoterapeuta e oggi ti parlerò della amaxofobia, o paura di guidare. Ci sono fobie con le quali possiamo convivere. Pensiamo alla paura dei topi, la paura dei ragni. Altre fobie invece possono limitare anche di molto la nostra vita quotidiana. La paura di guidare è una di queste e colpisce circa il 33% della popolazione ed entrambi i sessi, ma in base alla mia esperienza clinica prevalentemente, ahimè, le donne. Ma come si arriva a soffrire di questa fobia specifica? Ebbene, ci sono diversi aspetti da valutare. Come per tutte le fobie, per apprendimento, cioè si impara. E come si impara? O attraverso un'esperienza diretta, come un incidente causato o subito, oppure indiretta, perché si è saputo di un'esperienza traumatica capitata ad altri. All'origine possono anche esserci cause psicologiche, perché la paura di guidare può essere riscontrata in persone che hanno delle caratteristiche tipiche, come scarsa autostima, insicurezza e soprattutto poca o nulla fiducia nelle proprie capacità. Questa paura può scaturire anche da un conflitto sottostante interno e irrisolto tra due istanze, dipendenza e autonomia. Cosa voglio dire con questo? Crescendo via via si dovrebbe arrivare ad una completa autonomia dalla famiglia di origine, ma a volte questo percorso di emancipazione si blocca in qualche modo. Cosa può dunque rappresentare l'auto? Bisogna riflettere sul fatto che l'auto è un mezzo di spostamento. Con l'auto ci si allontana. Da dove? Dal nostro posto sicuro, la casa, la famiglia. Con l'auto si va, si parte, si arriva in posti nuovi. Ecco allora che, grazie, per così dire, alla paura di guidare, questo allontanamento è poco, tanto o completamente impedito. Se si rinuncia a guidare, infatti, si rinuncia anche a vedere posti nuovi e a fare nuove esperienze. Oppure in altri casi si guida sì, ma solo se si è accompagnati da qualcuno che di solito è una persona cara. E in questo caso ci si allontana dunque, ma si porta con sé un pezzo del nostro posto sicuro, scusami, qualcuno che in qualche modo ci faccia sentire protetti. Guidare simboleggia dunque la libertà di andare e di esplorare in autonomia. Un po' come quando impariamo a camminare e lasciamo la mano della mamma per andare alla scoperta. Se abbiamo paura delle novità, facciamo più fatica a lasciare quella mano, perché l'ignoto spaventa e così diventa difficile rinunciare alla protezione dei genitori. Con la paura di guidare è dunque un po' la stessa cosa. Non ci si allontana più, si rimane ancorati al posto sicuro con grandi limitazioni della propria autonomia. A questo punto vediamo insieme come superare la paura di guidare. Come prima cosa bisogna specificare che, come per tutti i sintomi provati, è anche una questione di grado. Questi sintomi infatti variano da quelli provati con la semplice ansia al vero e proprio attacco di panico. Per qualcuno l'ansia poi inizia quando già si è alla guida, per altri l'ansia è addirittura anticipatoria, vale a dire che basta anche solo il pensiero di dover guidare a scatenare i sintomi tipici di un attacco d'ansia. Lo stesso vale per l'idea di affrontare un viaggio più lungo del solito. La soluzione sarà ovviamente rapportata alla gravità del problema. Dunque passiamo dai semplici esercizi di rilassamento basati sulla respirazione all'utilizzo di alcune strategie che fanno sentire la persona più tranquilla rispetto al guidare. Come far controllare la macchina per essere certi che funzioni bene. Come stare dentro l'auto quando è ferma, organizzare piccoli spostamenti in gradualità, per esempio, e qualsiasi cosa possa aiutare a familiarizzare col mezzo, compreso, come faceva una mia giovane paziente, spargere in auto la sua fragranza preferita, per sentirsi in qualche modo, diceva lei, in camera sua, nel suo posto sicuro. Nei casi più complessi e gravi, invece, quando il vero problema non è il non riuscire a guidare la macchina, ma quest'ultimo è solo una manifestazione esteriore di un malessere interiore e tematiche irrisolte, allora è meglio affrontare questa fobia con la psicoterapia cognitivo-comportamentale.
che comprende tecniche davvero molto efficaci per combattere la maxofobia. Per esempio, una di queste è la desensibilizzazione sistematica, che è la tecnica d'elezione in questo caso. Questa tecnica consiste in tre fasi. Nella prima si addestra il paziente all'uso del rilassamento, di solito quello muscolare progressivo o la respirazione diaframmatica, per ridurre e contrastare le manifestazioni fisiche legate all'ansia, vale a dire per riuscire a controllare la propria reazione fobica davanti alla situazione temuta, in questo caso appunto il guidare l'auto. Nella seconda fase viene costruita una gerarchia di situazioni che disturbano il paziente, partendo da quella meno ansiogena per arrivare a quella più disturbante e temuta in assoluto. Nella terza fase, infine, con l'aiuto del terapeuta, il paziente affronterà la gerarchia di stimoli o situazioni che è stata definita nella seconda fase del trattamento. Prima si affronterà a livello immaginativo o virtuale in alcuni casi, poi in vivo esponendosi via via alle situazioni temute. Spero di esserti stata di aiuto, soprattutto però quello che voglio augurarti è di non rinunciare mai alla tua autonomia, arrendendoti alla paura. Non accettare passivamente questi sintomi che ti limitano, rendendo la tua vita meno libera. Ma affronta il problema, prima autonomamente, poi, se necessario, con l'aiuto di un professionista esperto. Ciao, in bocca al lupo!